Ma è questa la prima? Sì. La scatola di chi è, della signora? No, è un il sorriso? Ecco. Dai, buono. Signora, come si chiama lei? Bruna. Bruna, è soddisfatta? Sì, una grande soddisfazione dopo tanti anni di attesa. Siamo contenti, sì. Ritrovare, significa ritrovare anche una stabilità. Sì, per un po' di anni in attesa che ci ridanno la nostra, speriamo. Al Colle, purtroppo. Al Colle. Sì, siamo dovuti uscire. Del 2016 è dovuta, o del 2009? Sì, 2016 siamo dovuti uscire, sì. Sì, purtroppo. Grazie. Allora, sindaco, no? Bellissima, bellissimo questo appartamento, bellissime queste case. Manca l'arredamento, ma spieghiamo perché. Ecco, siamo spiegati. C'è l'intesa, no? Perché non abbiamo voluto arredarle noi, perché di solito dopo si fanno tutte uguali. Per poterle personalizzare da parte loro e scegliere il proprio arredamento, avranno una somma di 3.500 euro per l'arredamento e 1.500 euro per poter fare il trasloco e quindi spostare i loro mobili. Ecco. Diciamo una cosa, infatti, che l'intesa è stata acquisita, l'intesa degli assegnatari è stata acquisita proprio nel corso di una riunione che si è svolta all'interno della Terteramo, in cui appunto proprio d'accordo con gli assegnatari si è deciso di consegnare poi da parte del sindaco, perché è una prerogativa del sindaco, quindi infatti era presente anche il vice sindaco di Montorio in quella riunione, è stato deciso di dare proprio questo contributo che il sindaco consegnerà per gli arredi che verranno personalizzati dagli stessi assegnatari. Questione di poco tempo. Mi metteranno a disposizione la cifra, intanto questione loro... di poco tempo, perché adesso non possono entrare. Certo, ma a parte questo, loro hanno già le chiavi per poter iniziare a prendere le misure, poter scegliere i mobili e sanno già il budget.